che si trova, mi pare, davanti a Palazzo Chigi. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Andrea, siamo qui di fronte a Palazzo Chigi. Cosa succede oggi e quali sono gli appuntamenti, almeno quelli ufficiali? Sappiamo che alle 9.45, quindi in questo momento, il Premier Conte incontrerà una delegazione di disabili, seguita poi da una delegazione di terremotati. Perché? Perché il Premier incaricato ci tiene ad allargare, diciamo così, le consultazioni anche a quelle che sono le classi sociali, le categorie, diciamo così, che non solo, non sono solamente dei partiti politici, quindi questo sta avvenendo in maniera ufficiale. Sappiamo però in via ufficiosa che intorno alle 10, dietro alle mie spalle, proprio qui a Palazzo Chigi, dovrebbe, e usiamo il condizionale, dovrebbe svolgersi una riunione con i membri del governo uscente del Movimento 5 Stelle, quindi ministri e sottosegretari. È una voce, diciamo così, tra virgolette di palazzo, niente di ufficiale, ma appunto Scusami, voglio dovrebbe accadere interromperti tra perché, pochi minuti. scusa Francesco, perché un minuto fa l'ANSA ha battuto questa notizia che Luigi Di Maio, a quanto si apprende a Palazzo Chigi, quindi nel palazzo alle tue spalle, intorno alle 10, presiederà un vertice del Movimento 5 Stelle, quindi dovrebbe esserci poi. Cercheremo di capire anche se il vertice appunto comprende i ministri e i sottosegretari uscenti del movimento, se è allargato, ma insomma questa è la prima notizia che anima Sì, è quello la che si giornata dice, sì. politica di oggi. Sì, certo, cercheremo anche di capire, diciamo così, questo vertice innanzitutto quanto durerà e quali saranno le eventuali decisioni che all'interno di questo vertice verranno prese per tentare anche di rispondere a quelli che sono stati gli appelli lanciati durante il fine settimana dal Partito Democratico proprio a proposito del discorso delle nomine, quindi dei vice premier e quindi del tanto, diciamo così, controverso discorso delle poltrone. Cercheremo quindi di capire quale sarà la posizione del Movimento 5 Stelle dopo appunto che il PD ha lanciato un asso. Cioè ha detto aboliamo appunto entrambi i vice premier, soluzione che sappiamo non è condivisa da tutto il Movimento 5 Stelle, in primis da Di Maio, e quindi questo nodo, oltre a quello dei programmi condivisi, andrà sciolto prima di affrontare sia la votazione sulla piattaforma Rousseau, ma poi soprattutto eventualmente presentarsi dal Presidente della Repubblica con una maggioranza compatta e coesa. Sì. Qualsiasi aggiornamento noi siamo qui e ti chiederò la linea appunto appena arriveranno i membri di questa riunione qui a Palazzo Chigi. Vabbè, insomma, ti monitoriamo anche te con attenzione. Allora, bentornato Roberto Sommella, eccolo qui. Grazie, buongiorno. Ci sono anche molte questioni che riguardano.